Oggi sono qui per recensire un profilo di TikTok che mi ha veramente dato i brividi. So di essere un po' in ritardo rispetto ad Halloween, di 2 giorni, però non avevo alcuna ispirazione, quindi volevo lasciare il canale vuoto. Invece oggi mi è venuta questa ispirazione improvvisa, in ritardo di 2 giorni. Quindi vabbè, accettiamola, accogliamola e iniziamo subito a setacciare questo profilo, che è di questa artista. Io lo chiamo artista, poi vedrete voi perché è una roba inconcepibile. Si chiama Spencer Locray, oppure Spengerlo, cioè nel nome, nel nickname, nello username, si chiama in modo diverso, Spanger Locray. Una pronuncia un po', vabbè, forse sbaglio la pronuncia, ma pazienza. E questi video sono horror, ma a livelli anche un po' grotteschi, ed è il mio genere preferito, sinceramente, ma basta parlare e andiamo subitissimo al profilo. I'm not panicking, you are panicking. C'è anche scritto miniserie. Cos'è miniserie? Vediamo, eh. Ah, è una di quelle cose a pagamento. Va bene, allora oggi non ho intenzione di pagare delle cose, anche perché. Quindi lo vediamo così. Ci sono delle playlist sotto, Ghost Stories, che è anche il nome di un film meraviglioso. È un film che è a livelli horror che non potete neanche immaginare. Ve lo consiglio, è Ghost Stories, perché è terrificante, ma è veramente bello. Lo rivedrei, ma non lo rivedrei. È una cosa un po', è un dualismo. Poi non lo so, io appena. Quando mi taglio i capelli, poi mi vedo un cesso. Non lo so, anche se mi faccio un taglio che può anche a volte essere bello, non lo so, ogni volta che cambio il taglio, che lo accorcio, mi vedo un cesso. Proprio non sono abituato alla faccia così, no? Sono fermo alla faccia che avevo prima di questo taglio di capelli diverso, benché non cambi moltissimo, 2 centimetri in meno, però serve a donarmi crisi di personalità. Quindi, a parte questo, clicchiamo uno di questi video. Quale? Io voglio iniziare con il secondo di qua, comunque adesso lo vedrete. Io non li ho ancora visti, ne ho visti due o tre, però vecchi, quindi questi qua nuovi sono tutti un universo a me sconosciuto. Tra l'altro mi preoccupa, ma mi entusiasma anche, che alcuni sono addirittura oscurati dalla pagina. Quindi il mio timore è che oscurino anche questo video, potrebbe essere, in quel caso lo accogliamo il destino. Mamma mia, ci sono delle copertine che sono terrificanti. Iniziamo con questo, sì. Via, ce lo godiamo. Comunque il mini infarto che ho quando mi compare su Instagram è terrificante, perché il primo frame che mette è sempre di qualcosa di estremamente inquietante. Quindi io quando scorro, perché lo seguo su Instagram più che su TikTok, ecco, dovrei parlare anche meno, scusatemi, io inizio a parlare. Fortuna che c'è la luce, dovremmo vederlo di notte. Top. Prima di dormire. Si sente, non voglio. Ecco, si sente, alzo un po', eh. Ho alzato anche un po' troppo, adesso mi viene un infarto. È fantastico. Io rido, però vi giuro, la prima volta che mi è capitato. Poi vi dico, poi vi dico. Ah, vabbè, ok. No, perché di solito c'è anche un frame finale di proprio un microsecondo in cui c'è qualcosa di assolutamente inconcepibile, proprio un horror, al di là della comprensione umana. Qui no, qui ha fatto un piccolo intermezzo alla fine, però partono tutti all'improvviso. Io quando lo seguo, quando mi compare su Instagram, perché io lo seguo lì, io scorro tranquillamente attraverso i reel di Cupcake, di quella dei funerali, di Flop Tropica, di quello che volete. E all'improvviso, mentre scorro, che sto lì per dormire, perché dopo pranzo c'ho anche l'abbiocco, mi metto lì sul letto e sto per passar via, bam, mi compare questa roba con il primo frame che mi fa venire quel piccolo infarto che ti sveglia. Quindi questo è, signori miei, è l'alternativa al caffè, almeno per me. Se volete evitare la caffeina, se siete di quelli che si mettono i cerotti da 18.000 caffè l'uno, ecco, se seguite lui, vi toglierete questo vizio. Per il vizio del fumo ci stiamo lavorando, però può essere. Adesso ne vediamo un altro, perché no, sono meravigliosi. Io adesso voglio vedere il più recente di tutti, questo qui, che si chiama, cioè si chiama, c'è scritto Daddy's Home. Potrebbe essere. Potrebbe essere un po'. Vabbè, ce lo guardiamo.
Io veramente non ce la faccio. Devo stare. No, ma no, vai a fantà. Tra l'altro fa palestra, è top. Bel fisico, è quello che vorrei avere io. Sì, senza essere così cadaverico, però. Mi piace che ha messo il titolo a tema Halloween. Va bene, le gambe non le ha allenate molto, sarà che sono sottili, quindi c'è un po' più di difficoltà a mettere i muscoli. Io mi copro, io faccio così. No, così ce l'ho in faccia ancora di più. Pessima idea. Pessima idea. Il bello è che non sto neanche fingendo, ma vi assicuro. Ma no. Poor boy. Io la butto sul ridere, eh. La butto in ciaciara. Allora, ok, c'è un po' di tensione sessuale. Don't worry. I'm right here. Adesso mi cade l'iPad, perché se prendo un colpo, mi cade. Allora, questo è uno di quelli che c'ha il frame finale. Ecco, lo sapevo. Neanche tanto improvviso, ce ne sono di peggiori. Ce ne sono di peggiori. Io adesso poi, se lo trovo, vi faccio vedere il primissimo che mi è capitato nel feed. Prima ancora che lo seguissi, togliamo un attimo questa visione assurda. Prima che lo seguissi, l'ho scoperto appunto scorrendo nel mio feed, perché Instagram ti mette nella tua home page anche account che non segui. Quindi questo è un horror obbligato, cioè mi hanno obbligato a spaventarmi. E mi è comparsa davanti sta roba e l'ho dovuta accettare. L'ho accettata per forza, come a teatro, che io studio teatro di improvvisazione, devi accettare le scene che ti propongono gli altri e lavorare su quelle. Ecco, io ho dovuto accettare questo orrore al di là della comprensione umana e lavorare su di esso. No, vabbè, non ho lavorato su di esso, me lo sono semplicemente guardato. Vabbè, vediamo questo qui. Allora, adesso ne voglio vedere un altro, ma però andiamo un po' giù. Potremmo stare qua ore, signore, potremmo stare ore, però non abbiamo tempo. Voglio vedere qualcosa. Questo qua con tante mani, questo qui. Oddio, lui mi visita solamente. Cioè, cos'è che dice? Ma non ho letto. He only visit when I'm in the bathroom. Sì, cioè mi fa visita quando sono in bagno. Sì, piuttosto sconveniente. Bravo, io infatti avrei chiuso a chiave. Vabbè che è una casa tipo del 700, quindi forse le chiavi non esistevano. Però, bene, ma un po' di scotch. No, eh? Oppure, sei in bagno e tieni la porta così. Io lo faccio quando non c'è la chiave, lo facevo a scuola, tenevo la porta così. Così quando entrava qualcuno dovevo fare pressa perché loro spingevano ancora più forte, quindi era un po' una gara a chi premeva più forte la porta, però vabbè. Mi sono perso. No, adesso qua compare qualcosa, adesso qua c'è un jumpscare, lo so, lo sento. Ho visto qualcosa lì, ho visto qualcosa in basso. C'è così buio che devo alzare la luminosità. Proprio un pirla, ma è una roba incredibile. Poi voglio rivedermi. Lo metto come, guarda, metto questa roba qua come copertina. Vabbè, andiamo avanti. Io lo faccio per voi, quindi apprezzate. Dovete apprezzare. Ho detto giusto il verbo, non sono sicuro. Dovete apprezzare queste cose perché io lo faccio per voi. Va bene. Questo è tipo lo Slenderman, subtle foreshadowing. Allora, ascoltate. Io adesso vi devo chiedere una cosa. Ne vediamo uno di quelli con la copertina censurata? Potrebbe togliermi la monetizzazione. Anche la mia voce dice, oddio. Però, conta, non è che faccia tantissimo con questi video. Però vabbè, basta che non mi metta il video vietato ai minori di 18 anni. Allora lì potrebbe essere un po' sconveniente. Vabbè, vediamolo. Al massimo poi taglio il video. In post editing, se vedo che questo video me lo mettono vietato ai minori, perché dico, cavolo, chissà che scene sono queste qua. Allora in quel caso taglio il video, ma voi che ve ne frega in effetti. Vediamo, allora ne becchiamo uno a caso. Questo. Alcune persone potrebbero provare disagio guardando questo video. Io ho provato disagio.
anche vedendo gli altri. Quindi non penso che possa diventare peggio di quanto è già stato in questi 10 minuti di video. Però, guarda comunque. Ma è bellissimo. No, ma vabbè, ma scusatemi, questo inizio. Adesso non lo fermo perché so che fa innervosire quando si ferma i video. Io non voglio fermare. Io però qua devo tenermi. Oh, va bene. Va bene, va bene, va bene. Comunque è una casa bella, eh. È una casa bella, come la rivista, Casa Bella. Oh! Bene, quello era un architetto razionalista che si è intrufolato nelle riviste di Casa Bella. Ai 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 ai, ok. Che poi come fa? Fa delle animazioni bellissime. Che non sono neanche animazioni. Oltretutto usa un... Ah, ok. Vedete, lo shock è tale che è svenuto. Capelli terrificanti. Non è finito, tra l'altro. Bene, usa un filtro. Sandman. Bene, questo qui c'ha anche... Vabbè, l'inizio è meraviglioso. Questo qui c'ha anche il titolo finale. Sembra un film, sembra La casa di Jack di Lars von Trier. Proprio una roba meravigliosa. Cioè, top. Vabbè, insomma, non so, differenze rispetto a quelli non censurati non è che ce ne siano tante, eh. Simile. Vediamo un attimo. C'è l'imbarazzo della scelta. Sinceramente, che devo dirvi? Vediamo qualcos'altro. Che già dalle copertine ci può dare tanto, ci può dire tanto di quello che staremo per vedere. Questa è un'altra scena al bagno. Questa è in soffitta. Questa è in soffitta. Ecco, vedete? Ecco, l'infarto iniziale, quello di cui vi parlavo. Pensate voi a scorrere Instagram a caso e vedete questa roba qua all'improvviso. Come vi sentite? Vediamo. Lui comunque, ecco. Ha un coraggio a non vendere questa casa, vabbè che gli fa fare i milioni, perché filmando almeno ci monetizza. È tipo la casa infestata, una haunted mansion. Va bene, a me ormai, io ormai mi sto abituando, sinceramente, vabbè. Comunque usa sempre un filtro nei suoi video, vedete? Che scontorna un po'. Non è male, è un filtro che allinea tutti i video in uno stile unico, bello. Vabbè, qua non c'è niente. Vabbè, questo non è che mi sta facendo impazzire. Visit from Grandpa, va bene. Questo è un nonno un po', eh? Adventuresome. O si dice venturesome. È una parola vecchia che in inglese manco si usa più. Vediamo qualcos'altro. Dunque, allora, io adoro quando fa i trend, vedete questo qui, Insidious, un trend in cui classifica le cose, li faccio anch'io a volte su TikTok. Quando li fa, però in realtà è un trend che si trasforma in un cortometraggio horror, sono veramente belli perché non te l'aspetti e l'utente che non lo conosce non se l'aspetta ancora di più. Quindi quelli lì, cioè dove prende i trend di TikTok e li trasforma in corti horror, sono veramente per me i migliori, sono una parodia del web. Azzeccatissima e voglio vederne uno. Allora, questo ok, non l'ho mai visto, però ce n'era un altro che ho già visto. Ah, ecco, qua andiamo un po' indietro, ce n'è qualcuno che avevo visto. Ok, va bene. Questo è bellissimo, poi magari lo vediamo questo trend qua che non l'ho ancora proprio. Benissimo. Classifica dei film più spaventosi. Ho paura che la canzone abbia il copyright un momento, eh. Forse no, però nel dubbio abbassiamo un attimo. Halloween The Nun, boh, quello l'ho visto ma non mi dice niente. Sinister, bello. Ah, visto, visto. Ecco, va benissimo. C'era un ospite un po' impaziente. Dice, cosa stai al telefono anziché prestare attenzione a me? È giusto. Io devo tenere l'iPad bello saldo perché... Saldo così proprio che mi cade, mi cade. Va bene, non ho ben capito cosa fosse, ma va bene, possiamo anche vivere nel dubbio, mi va benissimo. Vediamo un po' un ultimo, dai, vediamo un attimo. Questo l'ho già visto,
Dirty Laundry, questo l'ho già visto, però non è per niente male. Godiamocelo. Need a personal washer dryer unit. Questa scena mi piace tantissimo, questa visuale, scusate, da lontano che intravedi tre stanze più in là, veramente bella. Bellissimo anche questo. È un po' un salto in banco su quei trampolini lì. Fantastico. Qua mi sa che c'è anche un po' di dialogo. Ecco, puoi usare tu la washing machine. Io vado di sopra. È tesa, eh? È tesa. È teso. Bene, bene. Fantastico. Volevo vedere se trovo quel. Ah, ecco, forse è questo. Forse è questo perché intravedo la classifica. Sì. Questo è bello. Il bello è che c'è anche la musichetta bella tranquilla, che è anche un bel contrasto con quello che vedi fin qui. Però, all'improvviso, è fantastico che è rimasto anche il nome del filtro sotto, quindi chi apre il video pensa veramente che sia una classifica come le solite, perché c'è anche il nome del filtro. Adesso vedo io nella schermata. Bello, questo è quello che succede quando mi fai fare i trends. Dovremmo fare tutti così. Bene.